durante la perimenopausa, cioè quel periodo che può essere anche lungo alcuni anni che precede la menopausa, la contraccezione può essere utile, consigliata oppure controproducente? Noi l'abbiamo chiesto alla professoressa Paoletti dell'Università di Cagliari. Allora, innanzitutto, professoressa, cosa succede a una donna in perimenopausa per quanto concerne le sue possibilità di riprodursi? Come cambia il corpo della donna in questa fase? Bene, il corpo della donna in questa fase cambia moltissimo, devo dire che le sue possibilità di riprodursi certamente sono ridotte rispetto alla fase riproduttiva adulta, perché si riduce notevolmente quella che è la riserva ovarica, direi sin dall'età di 35-37 anni. Tuttavia, proprio per le modificazioni di quella che è la riserva ovarica, si ha una modificazione, un aumento della secrezione dell'ormone follicolo stimolante, quindi paradossalmente quei follicoli residui possono andare incontro ad una maturazione follicolare, quindi all'ovulazione, in maniera duplice, e quindi può essere più frequente la gravidanza gemellare nel periodo perimenopausale. E questi dati non sono soltanto dei dati teorici, perché in Danimarca, dove c'è un registro che appunto mette in evidenza quelle che possono essere le gravidanze gemellari nelle diverse età della donna, ha documentato proprio un aumento del numero delle gravidanze gemellari in questa fase della vita riproduttiva. Quindi è evidente che la contraccezione, per chi chiaramente non desidera avere una gravidanza, è assolutamente importante. E credo che al di là della valutazione molto, ma molto attenta di quelle che possono essere le indicazioni e le controindicazioni all'uso della contraccezione ormonale, metto in evidenza prima di tutto la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione del body mass index, quindi una persona obesa oppure una persona che fumi o che abbia delle altre problematiche che possono controindicare il trattamento di tipo ormonale contraccettivo, io credo che invece il trattamento di tipo ormonale non solo permetta la contraccezione, quindi una contraccezione efficace se viene assunta la pillola in maniera assolutamente regolare, ma possa anche determinare dei benefici sulla salute della donna. Di quali benefici stiamo parlando, professoressa? Stiamo parlando di benefici per quanto riguarda soprattutto la composizione corporea. Io credo che questo sia un aspetto determinante per la salute della donna. Che cosa significa? Significa che per quelle che sono le modificazioni ormonali, una riduzione di quelli che sono i cicli ovulatori oppure i cicli con una buona secrezione di progesterone, questa caduta della secrezione di progesterone porti ad una tendenza ad accumulare energia, quindi ad accumulare del tessuto adiposo. Per di più, per modificazioni della funzione ovarica, si ha una uguale secrezione di androgeni, ma un abbassamento di quella che è la proteina che si chiama sex hormone binding globulin, più conosciuta con l'acronimo SHBG, che praticamente dà la disponibilità degli androgeni. Quindi se si abbassa l'SHBG, gli androgeni, pur essendo secreti in maniera normale, sono comunque più disponibili. E allora ridotta secrezione di progesterone che permette un accumulo di energia, aumento degli androgeni, ecco che la donna in perimenopausa comincia ad accumulare il tessuto adiposo a livello viscerale. E allora a livello viscerale significa che ci sarà una maggiore predisposizione alla sindrome metabolica, sappiamo quelle che sono le conseguenze per quanto riguarda il sistema cardiovascolare, ma direi che dobbiamo anche sottolineare come questo tessuto adiposo, proprio per lo stato di infiammazione cronica, predisponga anche alle patologie oncologiche. Quindi se noi riusciamo a contrastare, cioè ad appiattire, a evitare tutte quelle che sono le fluttuazioni ormonali con un contraccettivo ormonale estroprogestinico, sicuramente può essere anche solo progestinico il contraccettivo, sicuramente non faremo soltanto la contraccezione, ma faremo anche una sorta di beneficio di riduzione del rischio di determinate patologie per la donna.
ripeto, sempre tenendo in considerazione eventuali controindicazioni all'uso dell'estroprogestinico. Se poi esistesse una controindicazione, abbiamo la possibilità dell'inserimento di un dispositivo intrauterino che comunque è molto utile, perché ho dimenticato di dire prima che la riduzione della secrezione del progesterone sicuramente espone ad un aumento di quelle che sono le patologie estrogeno dipendenti. Nella nostra clinica, quando noi andiamo a vedere quelle che sono le esteroscopie, cioè quegli esami che si fanno proprio per valutare la salute dell'endometrio, ci rendiamo conto che la maggior parte vengono effettuate proprio in perimenopausa, perché in questa età è più facile l'iperplasia dell'endometrio, la formazione di polipi endometriali e quindi di una patologia che potenzialmente può essere anche una patologia di tipo predisponente alla degenerazione a livello endometriale. Ultimissima cosa, professoressa, qua lei l'ha un po' accennato, però vorrei una sua puntualizzazione: quali sono i contraccettivi da preferire in questa fase? Certo, questa è una domanda molto interessante. Io credo che i contraccettivi da preferire quali siano, visto che oggi li abbiamo a disposizione dopo tante ricerche, dopo tanti studi che sono stati compiuti in letteratura, sono tra quelli ormonali quelli che contengono l'estrogeno naturale, perché quelli che contengono l'estrogeno naturale hanno un impatto a livello del fegato decisamente molto, ma molto minore rispetto a quello che viene esercitato invece dall'etinile estradiolo. Anche se l'etinile estradiolo fosse utilizzato a dosi molto basse, comunque sia l'estrogeno naturale è molto, ma molto meno, direi, impattante su quella che è la funzionalità epatica. Quindi di questi contraccettivi noi dobbiamo fare un uso preferenziale in tutte le età della vita della donna, proprio perché l'estrogeno naturale ha un minore impatto a livello epatico. Nel periodo perimenopausale credo che sia la prima scelta.